ragazzotti, ciao bellezze estreme. Allora, innanzitutto grazie mille a tutti quanti per i commenti, per i like che state lasciando e per i consigli. Un vostro commento mi ha fatto morire dalle risate, mi fa ok, questi sono nabbi e quello che ti pare, nello scorso video, quello precedente, però intanto stiamo togliendo via la ruggine. A me sta roba, nel senso, io sono arrugginito su Marvel Snap, no? Io oggi, tra l'altro, volevo cambiare deck, ma ho detto, ma io non so i deck in questo momento che vanno in meta. Allora mi chiedevo, quali sono i deck che vanno in meta? Perché io ho visto il Destroy, ma è sempre la stessa solfa, regà. È sempre la stessa solfa. Il problema è che lo sapete, mo c'è sta questo, alla scoperta mescola Stonebreaker nel tuo mazzo, che sarebbe questo. La forza di Beta Ray Bill viene raddoppiata. Ah, però mica male, caruccetto. Ecco, allora, per esempio, no, per arrivare ad aprire quello, ragazzi, per me è impossibile senza shoppare. È veramente impossibile. Nel negozio che ci sta 79 euro, però guardate, 6.000 gettoni collezionista e 6.000 crediti. Questa si potrebbe quasi shoppare. Non dico in questo video, ma si potrebbe quasi shoppare. Orca, vabbè, non le voglio neanche vedere. Au, siete delle cacchine, siete. 48 minuti. No, c'è pure Grandmaster. Mescola, regalo, sapevo che doveva succedere prima o poi. Allora, secondo voi in questo momento perché ho chiuso e sto riaprendo Marvel Snap? Io ve l'avevo detto che sarei sicuramente tornato a buttarci dei soldi. Tra l'altro ho visto che sul sito non puoi più comprare in valuta diversa. Sicuramente mi direte, no, ci devi fare così, oppure ti serve un NordVPN, sta roba qua. Però l'ho preso. L'ho preso, raga, l'ho preso. E allora io sul principale, andiamo sul negozio, e non me ne privo mai. E non me ne privo mai. E questo lo vado ad aprire così, che secondo me è la cosa più giusta da fare. Non vorrei sbagliarmi. Avrei Grandmaster, ma Grandmaster non mi sembra così forte. Sentite, è andata, no? È andata, no? Sentite, non lo so se ho fatto bene. Vi posso dire la sincerissima verità. Io non so se ho fatto bene. Però intanto Beta Ray Bill l'ho preso. E va fangiulo a tutti quanti. Però oggi non ce lo giochiamo. Oggi no. Raga, per questo video ho speso 80 euro. Fatemi godere questo video qua. E poi ne parliamo. Poi ne parliamo bene di quell'altra, di quell'altra, di quell'altra. Tra l'altro non so se l'audio va bene. Io lo sento un pochino basso. Sarà... Ah, io lo sento un po' basso. E se lo sento un po' basso... Ah, ecco perché lo sento basso. Tranquilli, ho risolto. Ok. Quindi, dopo il quarto turno, chi sta vincendo in questo campo pesca due carte. Non è una cosa che ci serve tantissimo. Questa, ok. Ci servono a noi le due carte? Secondo me no. Sapete che secondo me no? Però, scusatemi. Se io faccio... Perché ce l'ho la giocata, no? Cambio la posizione degli altri due campi. Quindi se io metto Zabu qua e lui tira su Asgard, giusto? Tutte le carte in possesso del giocatore svantaggio. Perché queste due, questo è... fatemi pensare. Perché se io faccio così, io faccio così, a me mi sembra brutta. Sbaglio? Green Goblin. Ok. Vada, giusto un po' di sfiga su sta roba qua. Perché... Quindi qua vengono sfondate le mie carte, purtroppo. Quindi mi va giù Quinjet. Anche se metto 5, vado a 4. Ma guarda che secondo me comunque un po' di sfiga, me l'ha detto. Perché abbiamo costo 1 e costo 3. Io posso mettere sicuramente costo 2 e costo 1. Facciamo così. Mi sembra una grande giocata questa, eh?
Posso dire che mi sembra una grande, grande giocata? Lui voleva per forza le due carte, per forza. Però intanto Ravonna se ne va. E io ti pusho forte, 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 forte. Ti pusho fortissimo. Abbiamo un costo 1, un costo 3, un costo 2, un costo 1. A sto punto si va così. Io qua posso mettere... Io così posso mettere un costo 2. Devo stare attento perché se no mi gluggo male, eh. Secondo me ci sta, eh. Sapete che forse ho fatto un errore? Ho fatto un errore, ma perché ho fatto un errore? Scusatemi. Costo 1, costo 3. Ah, costo 3, costo 3. Allora sono proprio uno scemonito, sono. Sono veramente un coglione. Quindi qua andiamo sopra di 1. Probabilmente ho perso. Probabilmente ho perso perché sono scemo. Infatti tu mi snappi. Ragazzi, la devo lasciare. Ma sapete perché? Perché ho sbagliato. Vi dico la verità, ho sbagliato. Ho anche preso carte strane. Non so se voi aveste foldato qui, perché comunque riuscivo veramente a contenderlo poco. Però non è un problema. Cerchiamo di leggere meglio, anche se avevo letto più e più volte. Quindi, io ce l'ho lui. Secondo me ci può stare. Secondo me ci può stare un botto. Lui dopo mi passa sopra. Lui dopo mi passa sopra un botto, raga. Quindi costo 1. Costo 2. 3, 4, 5, 6, 1, 7. Quindi sì, ok. Ok, ci sta un botto. Ok, e questo non è male. Dopo gioca una carta qui, aggiungi una copia alla mia mano. Peschi sempre questa carta al secondo turno e non prima. Potrei mettermi due bei 2-5. Che poi in realtà ci può stare, eh. Cioè, se io faccio così, la riprendo in mano, non pesco, tiro Loki. Loki lo tiro sul sinistro, non mi sembra male. Non mi sembra male, eh. Dico la verità. Ok. Ok. Quindi andiamocene centrale, secondo me. Questa è interessante, eh. Questa è interessante, questa è interessante. Io una cosa che devo fare sicuramente è giocare, cioè fare dei video di Marvel Snap un pochino più piccolini. Ah, lui vuole tirarsi dominio in continuazione. Ci può stare. Comunque Elliot me l'avete spiegato adesso come funziona. Ok. Beh, Miss Marvel è molto forte. Miss Marvel è molto forte. Oddio, posso anche tirare effettivamente parlando. Posso effettivamente fare delle bellissime combo qui, eh. Posso fare veramente delle bellissime, issime combo. Quindi costo 2. Posso tirare anche questo. Ma in realtà secondo me non è più forte Iron Man, perché costo 1 ce l'ho. Facciamo così. Facciamo un attimo così, perché io voglio vincere destra e voglio vincere centrale. Sinistra non voglio. Anche perché dopo c'ho 4 e 5 e 6, no? Per tirare due Iron Man. A me va bene. A me va bene. Quindi Scarlet. Ok. Questo è molto buono. Quindi per ipotetico, se io tirassi Iron Man qua with questa qua, perché è 1, 2, 4.
1, 2, 1, 2, 4. Quindi mi dovrei fermare così. Perché qui. Perché se no qui l'unica cosa è che mi tolgo più 5. Però mettendo questa comunque vado a più 6. Qui chiudo, qui chiudo, qui chiudo. È anche vero però che c'è un turno in più. 2, 2, 2. Quindi qua non... Aspetta, 2, 2, 2. Allora fermi un attimo. Fermi un attimo perché sennò perdo un sacco di... Qui 1 e 2. Sto un po' inculato su sta roba qua. Perché io qua a sinistra posso pure perdere, no? Quindi 2, 2, 4, 2. E vado comunque a contendere. Secondo me è più forte questa. Secondo me è più forte questa. Secondo me, due colossi. Non ho ben capito lui, raga, eh. Non ho ben capito lui. Io qua sicuramente ci devo andare a mettere roba. Sicuro, 100%. Perché in realtà, raga, c'ho veramente robetta io, eh. C'ho veramente robetta, raga. Due... 2, ah, quindi praticamente Miss Marvel è stata completamente inutile. Quindi vado a fare così. Vado a fare così, questo è l'unico modo che ho, raga. Che non è male, eh. Cioè, Miss Marvel purtroppo siamo stati un po' sfortunatini. Però abbiamo ripreso già i due cubi di prima, che va abbastanza bene. Anzi che oggi stiamo riuscendo a giocare un attimo contro persone un pochino più decenti dell'altro giorno, di due video fa. Intendo, eh. Professore, ragazzi. Professore, lo posso... Peccato. Professore, su sto deck non so che serve. Vi giuro, non so cosa serve, professore. Non penso che... Boh, forse una partita mi ha fatto vincere, professore. Una. Raga. Bello castello Blackstone. Veramente bello. Vabbè, Shang-Chi pure non è una di quelle carte che mi serve... Assolutamente. Effetto continuo, io non c'ho una pega. Quindi l'unica cosa che posso fare è questa. Dopo tirarmi Loki. 3, 4 e 5. Purtroppo io sto 4. Io starò sempre dietro in questo momento, no? Quindi 4 e 3. Raga, io sto provando. Che devo fare? Anche perché tanto ho fatto 4 e 3, ma è inutile perché Miss Marvel la vado a bruciare. C'ho comunque 6 carte. Ok. Questo a noi va bene. A lui è un destroy. Allora, forza la prima carta in cima al tuo mazzo. Allora, io posso veramente tirare la quale, regà, eh? Cioè, io veramente posso tirare la quale. Allora, tanto questa è la scoperta. Io tiro lui, tiro lui. Posso tirare sicuramente Zabu, che però non mi aiuta niente. Giusto. Perché questa è sempre la scoperta che posso mettere. Possiamo fare così. Tanto loro esplodono. Raga, non è così semplice. Vai, facciamo così. Facciamo così. Perché lui lo indebolisco. Wave, wave non è un problema. Carnage non è un problema. Deadpool, The Hood, Killmonger me lo tolgo subito. Cioè, hai capito, no? Così non c'ho problemi. Hai capito che mosticina. Ci sta. Ci sta. Fine del turno. Noi ci abbiamo 7. Sicuramente un po' too much. Quindi sicuramente metterei questo.
metterei 6, 7, 8. È un po' tesa, perché è un po' tesa. È veramente tanto tesa. Non so precisamente dove. Qui io penso che comunque l'ho presa questa location. Carte 4, 5, 6. Come fa a prendermi questa location? Fischia, non ci faccio niente. Ah, non credo che sia il caso di. Però secondo me è vinta. Ma non me l'ha preso lo snap. Peccato. Infatti, Death ci può stare. Però non la poteva giocare qua. Se non, dove giocava, giocava. Giocava male. Volevo chiamare lo snap. Ci ho messo un po' troppo tempo. Va bene. Andiamo avanti. Va. Facciamoci l'ultima, Mirko. Perché sennò poi lo sai. Tanto c'hai un altro video da fare con l'altra carta che ti è costato 80 euro. Santo Dio mio. E di quando voglio portare i contenuti, raga. Perché un minimo, se voglio portare un po' Marvel Snap, una buttarella gliela devo dare. Una buttarella. Madonna santissima, che campo. Attuma no, ma è bella. Attuma è molto bella, però forse lo cambierò con Loki. Non è detto, eh. Forza 10. Mamma mia, gran portale. Tanta roba. Ma tanta. La prima carta si sposta. Sapete che a me forse conviene attivare più Zabu, farlo spostare, così lui diventa 3, lui mi diventa 3 e posso anche giocarmi a Tuma da una parte, Sunspot. Sunspot non mi ha fatto impazzire come giocata, dico la verità. Secondo me ci sta veramente tantissimo, ragazzi. Attuma tanto non lo gioco. Cioè, io le carte adesso che gioco con Loki veramente non le pago più niente, raga. Non le pago più niente. Veramente non le pago più niente. Jubilee, aggiungo in questo campo prima carta in cima al mio mazzo. Costo 1, costo 2, costo 2, costo 2. Qua sono stato stupido. Attuma 1-10, raga. Sto pensando, eh. Perché se io tiro queste non sono buone. Assolutamente. Magari posso fare questo. Professore, al turno dopo può essere davvero tanto interessante, raga, effettivamente, eh? Perché blocco due campi. Perché blocco due campi con professore, mica cazzi. Qui calo una carta. Però vedi. Sì, voglio giocare così, ragazzi. Perché professore è un po' troppo too much in questo momento. Ok. Questo un po' sicuramente mi ha inchiappettato pure a me, dico la verità, eh. Dico la verità. In realtà non è affatto male. Cioè, in realtà non è affatto male perché, santo Dio, c'ho due di questi. Un po' greve, eh. 2, 1, 4. Quindi 2, 1, 4. Ma questo è tanto forte, raga. Mamma mia, raga. Perché io adesso dovrei fare così. Così, perché qua vado sopra tanto. Qua vado sopra tanto. 2, 2 e 4. Ipoteticamente va questo, no? Però. O se no, 5. Ecco, questa è una grande giocata, secondo me. Questa è veramente una grande, grande giocata. Questa qua, di Sunspot. Secondo me, eh. Mi posso sbagliare, ma mi sembra una gran, gran giocata.
Mi sembra veramente una grande giocata a me. 2, 4, 2, 1. Perché in realtà è da fare questo, passare 4, 4 e 8. 4, 4 e 8. Come cazzo vince lui? Scusatemi, adesso io non voglio dire, ma come vince l'opponent? Bella, la giocata di Sunspot è stata bella. Signori, io vi voglio bene. Adesso vado a buildarmi il deck con la nuova carta. E apriamoci un po' di sta robetta qua. Mi raccomando, un bel pollicione in su se mi volete supportare. Lasciate un commentino. Al prossimo appuntamento con il vostro Ciccio 89. Ciao.